Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Okami. La scorsa volta siamo entrati nella foresta di Agatha. Abbiamo già liberato dalla maledizione un po' il luogo. Poi ovviamente io sono andato avanti e ho liberato praticamente tutto il resto. Ora sono qua perché avevo salvato. Fatemi vedere se possiamo andare avanti in un qualche modo. Io sono tornato tutto indietro. Ho già fatto praticamente tutte le cose che c'erano da fare. Stray Beds intanto. Ciao, Madame Fa Faun Faun Fon. Ah, sei venuto, lupo bianco, e sembri in difficoltà. Puoi chiamarmi Madame Cerbiatto. Leggo le ossa per vedere il futuro. Sapevo che saresti venuto. L'ho visto in una premonizione. Ok, mi sa che non c'entra un cacchio comunque questa tizia, eh. Va bene, la lettrice d'ossa. Sembra che il mondo là fuori sia lo sbaraglio. Non voglio dire che fosse predestinata ad accadere. Ok, sì, praticamente questa qua è quella che legge le ossa. Però dovrebbe farlo, tipo, cioè, voi pagate e vi fa qualcosa, credo. Sì, infatti, tassa per quella 500 yen. No, non me ne frega un cacchio. Vieni quando vuoi, ok, ciao. A me interessava aver trovato lo stray bed lì perché almeno ce lo togliamo. Ne ho trovati altri, come vi ho già detto, ogni volta io torno indietro e faccio tutto quello che c'è da fare. Qua tra l'altro sono degli scrigni in fiamme che dovremmo aprire un giorno. Ah no, ecco cosa dobbiamo fare noi. Aspetta, 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 che non mi ricordavo mica io. Però, no, te lasciami stare. Dovremmo... Ma che si chiama? Dobbiamo andare dalla tizia. Dall'albero che ha fatto il frutto. Vi ricordate che avevano detto che faceva il frutto? Scava, bravo. Perché ogni tanto qua sotto ci sono Dragonfly Bed. Ok. Ogni tanto ho trovato un tesoro da qualche parte. Tira su. Sì, dobbiamo tornare praticamente al villaggio. Anche questi, io questi li ho fatti infiorire un po', perché bene o male vi danno oggetti che non fanno mai male, quindi teniamo tutto. Ma fatemi vedere se c'era qualcos'altro da fare qua, perché mi pare di aver visto uno che parlava, tipo lui mi sa. Kokari? Aspetta, forse è questo. Dorme, oh where my little dog go? Ah ok, povero Ume, mi chiedo se stia bene. No, il dialogo non è qui. Ah, aspetta, forse perché dorme. Fermi, fermi. Svegliati un po', piccolo. Perché lui mi sa che cerca il cane. È parte della storia, sì. Bravo. Oh, povero Ume, mi chiedo dove sia. Ok. Oh, ciao cagnolino. Sei anche tu tutto solo? Sono Kokari. Kokari. Piacere di conoscerti. Mazza, che brutto che sei, oh. Il ragazzo della foresta. Che tra l'altro c'ha una pelliccia di coso in testa, infatti. Coniglio. Cosa questa? Questa è la mia canna da pesca, veramente su di essa non c'è né lenza né l'amo. Ma c'è un motivo. Ok. Sarebbe? Io e il mio cane Ume stavamo esplorando un posto segreto l'altro giorno, un antico edificio conosciuto come Robinezuta. Non siamo mai stati in grado di entrarci finché non abbiamo trovato una chiave nel profondo della foresta. Ma quando siamo entrati abbiamo sentito un ruggito orribile proveniente dall'interno. Non ci ho pensato 2 volte ad uscire di lì. Ho chiuso l'ingresso delle rovine e sono filato a casa. Pensavo che Ume mi avesse seguito, ma non si trova da nessuna parte. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Me lo ricordo bene. Porca vacca, scommetto che è rimasto intrappolato in quelle rovine. Starà piangendo, spaventato tutto solo. Se sai dov'è, perché non corri a liberarlo? Non è il momento di mettersi a pescare. Sì, beh, c'è una ragione per quello. Vedi, sulla via del ritorno delle rovine sono caduto vicino alla riva del fiume e la chiave c'è finita dentro. Ho fatto di tutto per ripescarla, ma ho perso le mie lenze e i miei ami. Tutto ciò che mi resta ora è questa canna. Cosa? Ah no, piange. Wow. Piange, che piange. Ho fatto di tutto per ripescare la chiave delle rovine, ma ho perso tutte le mie lenze e i miei ami. Tutto ciò che resta è questa canna. Ah, ok. E continua così fino all'eternità? O cambia dialogo? Ah, ok. Mamma mia, questo ragazzo è in pieno di colone, dagli una testata, magari gli darà un po' di forza. Ok. Aia. Adesso piantala. Non c'è nulla che odi di più di un pieno di colone. Sei stato tu a lasciare il cane in quelle rovine così pericolose. Quindi devi fare tutto ciò che serve per riprendere la chiave ed andare ad aiutarlo. Ma
Ascolta ragazzo, pescare è tutta questione di atteggiamento. Atteggiamento. Non c'è nulla che non puoi pescare con il giusto atteggiamento. Atteggiamento, atteggiamento. Pesci, belle tipe. Qualsiasi cosa. Può essere tutto tuo. Avanti. Agisci come se ti stessi divertendo. Noi guarderemo. Puoi pescare qualsiasi cosa. Pesci, belle tipe. Cavoli, quest'acqua scura mi dà i brividi. La gente lo chiama abisso profondo perché non si riesce a vedere il fondo. Ma non è per quello che queste acque sono famose. Una leggenda narra che un enorme pesce inghiottì la luna riflessa sulla superficie dell'acqua. Nessuno sa se la leggenda sia vera, ma tutt'oggi la luna non sorge mai qui nella foresta Agata. Smettila un attimo con le favole, ragazza, sono così cupe. Pensa più positivo, tirati su. Ok, Ami, usiamo il tuo pennello celestiale per aiutarlo. Dovrebbe esserci una lenza su questa canna da pesca, invece non c'è. Fanne qualcosa disegnando delle linee dalla canna da pesca fino a un pesce. Ok. Dobbiamo pescare praticamente noi pesci. Quindi, lenza 1, pesce. Perfetto. Lenza 1, pesce. Bravo. Wow, davvero abboccato. Fai attenzione ora, ragazzo. Non tirare con tutta la forza, finiresti solo per stancarti. Arrotola solamente la lenza pian pianino. Piano. Piano. Sto pesce del cacchio. Vieni. Vieni qua. Che è successo? Facilmente era facile. Ah, facilmente era venuto, facilmente se n'è andato. Proprio quando stavi imparando, ci riprovi? Certo che ci riprovo. Sì. Try again. Allora, bisogna stare attenti e stare nella zona verde. Dai. B. Oddio. Ah, ok, old brush. Ok, aspetta, ci sono, ho capito. Ho capito. X. Che cacchio, wake up, svegliati. Sì, vai tranquillo. È troppo veloce, un attimo. Bisogna prenderlo al volo con Y. Cosa devo fare? Aspetta, lo ammazzo. Spam. Questo è un granchio comunque. Penso sia un pesce. River crab, infatti. Però a noi non serve il coso, a noi serve un pesce. Mi dai un pesce? Sì. Dobbiamo prendere un pesce, il pesce grosso della leggenda, quindi muoversi. Eccolo lì. Guardalo. È enorme. Vai. Bisogna prendere un po' di granchi prima di prendere il big boss qua. Allora, se non state attenti, cosa succede? Succede che il... Orca miseria. Succede che del blu vi tira in acqua. Col rosso vi si spezza, quindi state nel verde. E prima o poi entra. Vieni qua. Maledetto. Oh, ma è enorme. Vieni, vieni. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. X. E sbam. E sbam. Enorme. Giant salmon. Salmone gigante. Senti anche la musica, è gasatissima. È questa, vero? Dovrebbe essere questo il pesce. Che ci dà la chiave, poi. Perché l'ha mangiata. Wow, è grosso. È un pesce grosso, eh? Ehi! Quella è la chiave delle rovine. Eh già. È sbucata fuori dalla bocca di quel vecchio grosso pesce. Ora posso andare a salvare Ume giù dalle rovine. Ce la metterò tutta questa volta. Non fuggirò ora. Ciao. Ehi, ridammela. Bella mossa, Ami. Non possiamo permettere che il ragazzo si faccia male sotto la tua vigilanza. Beh, cosa aspettiamo? Abbiamo un cane sperduto da trovare nelle rovine. Zuta. Ok, però io volevo fare un'altra cosa. Che c'è da fare? Aspetta, aspetta. Opzionale, opzionale, opzionale. No, non mi interessa tutta sta roba opzionale. Aia. Stupido. Oh. Oh. Allora, rovine Zuta. Aspetta, dove cacchio? Ah, là. Là, ok. Ci siamo. No, io non voglio andare alle rovine Zuta comunque. Se è possibile.
Vorrei evitare un attimo. Sono qua giù, vero? Sì. Infatti vedete che comunque ho dato da mangiare anche a tutti gli animali in giro. Allora, apriamo il coso qua. Procede verso le rovine. Ok, ci sono. C'ho il testo. Bisogna trovare il testo ogni volta. Bene, andiamo a cercare il cane di quel ragazzo. Veramente spero potremo trovare qualcosa di più. Nessuno entra in questa rovina da un sacco di tempo, vero? Pensaci, potrebbe essere favoloso un mazzo di tesori nascosto qua dentro. Basta parlare, iniziamo a cercare. E invece no. Perché adesso voglio tornare Retro Kamiki Village. Quindi torniamo. C'è il Susano per terra morto. Aspetta che le do da mangiare ai cosi qua. Intanto cerco Susano. Susano, ma che ci fai qua per terra? Sei morto? No, è vivo, è vivo. È vivo e vegeto. Ah, ancora tu, Fido. Perché devi sempre seguire le mie impronte? Sono occupato. Sto facendo pratica con una nuova tecnica segreta. Vedi, un terribile mostro si cela nel passo Taka, oltre questa foresta. Si fa chiamare qualcosa scarlato e si dice abbia 100 seguaci. Che intendi con qualcosa scarlato? Ho dimenticato il nome, tutto qui. Comunque devo liberare il passo Taka da quel terribile mostro prima che faccia del male a qualcun altro. Ma prima devo allenarmi con la mia tecnica segreta definitiva. E poi il ponte per il passo attacco è fuori uso, quindi perché correre? Ma non temere, tanto si è aggiustata solo. Ma non temere, una volta imparata questa tecnica andrò ad ammazzare la bestia. Anche se dovessi nuotare per queste torbide acque. Ora lasciami, idiota, devo allenarmi seriamente io. Va bene. Ok, non c'entro un cacchio comunque sta roba. Qua parla di ponti rotti, ma tutto questo lo vedremo dopo. Adesso c'è una cosa che voglio fare io. Appunto, tornare indietro un attimo. Vi ricordate che ci hanno detto che ogni volta che il frutto, che cosavate un albero guardiano, partivano i frutti? Ecco, eccoci qua. Oh, Kami Amaterasu, madre di tutti noi. Sono Flutter, che le mie preghiere Gadget. Le vile creature sono aumentate di potenza. E bla 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 bla. Ogni volta che fai ringiovanire un albero guardiano, io faccio germogliare un nuovo frutto. Questi sono conosciuti come Guardian Fruit. Un attimo che lo cerco, Essi contengono meravigliosi tesori che sono onorato di offrirti. Ogni volta che restituirai vita a un alberello, potrai tornare a Kamiki per averne altri. Ecco, ricevi la mia offerta. Il tuo viaggio sarà lungo, ma forse questo ti aiuterà. Possa il fresco profumo dei fiori proteggerti per sempre. Hai capito? Parla di pelo. Rivitalizza un albero e otterrai qualche frutto. Non essere timida, non c'è niente di paragonabile al regalo da uno schianto di pupa. A caso. Ok, ne abbiamo due tra l'altro. Sì, perché giustamente c'erano due cose. Ok, vedete, vi dà oggetti utili. Cioè utili nel senso oggetti rari. Quindi ogni tanto possiamo fare il ritorno qua. Bullhorn. Ok. Poi c'è anche chi li compra sti cosi, quindi vi do un sacco di soldi. Niente, possiamo andare avanti. Cioè, devo tornare. Adesso mi devo rifare tutto il viaggio al contrario. Tra l'altro abbiamo lasciato diverse cose in giro. Cioè, ci sono delle side quest che ho lasciato. Che comunque, vabbè, non servono molto. Allora, fatemi vedere una cosa, perché dovrei avere un sacco di. Infatti, ho 260 pezzi di inchiostro. Ora voglio vedere se riesco ad aumentare che cosa? La vita. Dai, facciamo un pezzo di vita. Ok, 140. Per adesso va bene così. E non erano pezzi di inchiostro, erano le lodi, vabbè. Piano piano dobbiamo aumentare tutto. Non so a quanto arriva, perché mi sa che non l'ho mai maxata. Cioè, non sono mai arrivato a maxarla, quindi non saprei. Allora, comunque io questo me lo ricordo. Porca vacca, se me lo ricordo, sto dungeon. Questo è un dungeon. Uno dei dungeon che. Cioè, non è che. Sì, chiamiamoli dungeon, ma non sono dungeon. Cioè, non pensate a una cosa tipo Zelda, con tutte le robe, meccanismi vari. Cioè, qua c'è una cosa solo da fare, insomma. È una specie di dungeon, però normale. Non, come posso dire? Non so come dirlo. È una statua con una forma parecchio strana. Guarda tutto quelle mosche, deve essere qua da moltissimo tempo. E quello è il problema di quella strana acqua. Non credo sia buona idea saltarci dentro. Palla di pelo. No, non credo neanch'io. È viola. Che ne dici di disegnare qualche pietra di ninfea in modo da poterla controllare? Ok. Aspetta, prima fammi aprire questa. No, vabbè, qua mi dice prova a lasciare le rovine. Non lascio le rovine, non mi interessa.
Voglio aprire questi perché mi danno oggetti, quindi questi li prendo sempre. No, prova a uscire, no, non mi interessa. Questa roba è tutta opzionale. Io voglio solo. Ah, c'è una cosa. Ah, c'è un salvataggio, tra l'altro. Sì, appunto. Cioè, non è che sono dei dungeon, sono dei. È un pezzo della storia. Però è fatto a mo' di dungeon. Perché comunque vedete che non. È al chiuso. Ci sarà un qualcosa da fare. Salve. Quello è un muro solido. Dove sono? Qua. Cavolo, è un muro solido. Neppure la tua testa dura ha funzionato, eh. Sbaglio, il muro si è appena mosso. No, è impossibile. Andiamo. No, non si è appena mosso. C'ha le braccia. Fai te. Mi testa normale, una cosa del genere. Oppala. E allora, dove è che dobbiamo andare? Scusate. Non mi dici niente. Ah, c'è un albero lì. Aspetta, 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 che c'è un alberello. Ehi! Bravo che mi tiri la roba. Bravo che mi tiri la roba. Vieni qua, che ti purifico. Allora, sai che non ci arrivo lì, aspetta. Ma stavo per fare una roba. E invece sì. Tiè, piglia. Ok, allora niente, niente, niente ninfe nell'acqua. Meglio di no. Per oggi passo. Ok. Allora, piano. Proviamo ad andare. Dato che di qua non si può andare, andiamo di qua. Già là c'è il muro a capocciata. Ehi. Salve anche a lei. Comunque gli alberi ho capito che è molto più facile se li state lontano. Cioè, se li state vicino, non riuscite a circondarlo tutto. E non ve lo prende. Non vi prende il. Come si chiama? Il cerchio attorno. Com'è che si dice? Boh. Fatemi vedere anche se ho dei materiali di troppo, eh. Perché serve aumentare la borsa apposta per quello. Ok, niente. Allora, dicevamo. Qua. Devo entrare qua. Perché allora io mi ricordo sto posto. Mi ricordo dove è il cane. Mi ricordo tutto. Cioè, mi ricordo che in teoria adesso dobbiamo trovare anche. Troviamo il nuovo potenziamento qua. Volevo vedere più che altro la borsa. No, infatti vedete che la borsa non è piena. La borsa degli oggetti lì, 130 sono. Quella io la vorrei riempire. Non è fattibile. Perché sono un po' indietro. Ecco qua possiamo andare invece. Non è, cioè volevo riempirla prima del boss. Perché potrebbe essere problematico andare dal boss. Non è, cioè non so come chiamarlo. È un boss perché comunque è più un nemico più forte degli altri. Però non è che. Oddio, no, a me dà fastidio, mi fa schifo poi. Tra l'altro me lo ricordo bene anche. Cioè mi ricordo che la mia vecchia Let's Play sul primo canale l'avevo interrotta qua. In questo dungeon. Cioè, avevo finito il dungeon e poi l'ho interrotta. Questo perché c'erano tutti i problemi che c'ho anche adesso in realtà. Ovvero la traduzione. Non riuscivo a giocare traducendo. Che poi tra l'altro. So che Okami HD, questo qua appunto, c'è anche per il computer. Ok? Bene. Per il computer c'è una patch fatta da italiani che va a sostituire il testo in italiano. Ma porca vacca, ma fatelo anche qua. Perché? Perché non devono fare una patch in italiano i codici? Europea, non lo so. No, solo in inglese. Facciamo schifo, li facciamo. Bra. Più lodi, mi servono più lodi. Più lodi e più. Non mi ricordo se poi l'astral patch lì, la borsa per gli oggetti. Non
venendo potenziata vi dà più oggetti da tenere. No, non mi ricordo. Oppure vi dà un'altra Astral Power. Mi pare che cioè, ve ne dovrebbe dare un'altra. O almeno mi ricordo che ce n'era più di una di borsa da tenere. Boh, questo lo vediamo più avanti. Adesso non c'ho neanche le preghiere adatte. Le lodi. E qua cosa faccio? Ah, lì. Permesso. No. Di salire a me. Devi. No. Che poi non ho capito perché si fa male se va in acqua. Cioè, capisco l'acqua velenosa là, ma questa è acqua naturale. È T questo? C'è qualcosa dietro i T? No, non sembra. Che quello è T? È T telefono casa? Guardalo. È lui? È lui per forza? Ecco, tra l'altro c'è anche un'altra cosa che non abbiamo fatto. Lì nella foresta di Agatha c'è tipo un cavolo gigante. Non so come chiamarlo. È un cavolo comunque. Esamina. Raga, mi sa che stiamo andando in una direzione non adatta. Non è qua. Non credo sia il posto giusto. Ok, c'è la palla che è più cosata del solito. Dove cacchio sto andando io? Aspettate un attimo. No, questa è la tartaruga. Giusto? Era una tartaruga, mi ricordo, sì. Chiamiamola tartaruga, vabbè, fa quello. È un nonno strano. Che, come vedete, c'ha un bozzolo sulla testa, quindi dobbiamo farlo tipo. Ok, deve scoppiare. Ah, ecco dov'è il testo. No, ci sono. Questa cosa senza dubbio ha un bozzolo. Un bocciolo durissimo. Mi chiedo, riesci ad aprirlo prima di sferrare in attacco? Sì, adesso infatti dobbiamo aprirlo. Cioè, prima lo colpiamo un po', poi lo meniamo. Cioè, lo meniamo, apriamo il bozzolo e lo meniamo così. Ok, no, non trovavo il testo, infatti, ho detto. Ma che cacchio di testo è? Cioè, allora è più avanti di quanto pensassi. Sta roba. Perché. Mi dai la Demon Fang? No? Niente Demon Fang? Ok. Perché tipo. La cosa di prima. Non c'è. Cioè, passa dal muro che c'era di là a questo punto. Quella sfera lì non me l'ha detta. Non me l'ha cosata. Ok, ho aperto la porta. Ho chiuso la porta. Cos'è che c'è? Esamina. Questo è opzionale però. Un ceppo di funghi. Allora, qua ho fatto. Qua ho spostato questa. Vabbè, perché questa giustamente va. Portata lì. Quelle statue mi sa che va rotta, aspetta. Credo diano qualcosa. Sì, era questa la stanza. Facciamo una bella cosa così. E zac. Bene, refill totale.